Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Battlefield 1. Questa volta invece faremo la campagna e non il solito multiplayer. Benissimo, vedete, storie di guerra. Io non ho ancora cominciato, quindi andiamo via col primo. Sempre che ce lo permette. Ah, ok, gioca capitolo. L'alba, maledizione, andiamo. Vediamo un po' cosa ci dice. Una disperata offensiva tedesca mette a rischio le posizioni presidiate dal 369° reggimento di fanteria americano di Harlem Hellfighter. Ok, vediamo un po' come comincia Battlefield 1. Spero che soddisfi l'hype, dato che ce n'è stato un altissimo. Electronic Arts presenta una produzione dis, non dice, mi raccomando. Ah, tutto tranquillo. Sembra troppo tranquillo per essere un Battlefield. O no? Va bene, fin qua tutto tranquillo. Non è che gli cade una bomba in faccia o roba simile? Forse? Ah, mano bianca. E mo? Che? Per quanto tempo ho dormito questo qua? Boia. Mi addormento nel letto, mi risveglio in guerra, cos'è? Allora, la musica è terribilmente sbagliata per il momento. Mentre c'è gente che si... non so. Beh, pessimo tempismo. Pessimo tempismo. E adesso... mi risveglio in guerra, e mo? Che cavolo faccio? Dove ho trovato questa baionetta? Ha detto che ho appena ammazzato? Bene, gli eventi di Battlefield 1 si basano su fatti realmente accaduti un centinaio di anni fa. Credo che lo sappiamo tutti. Più di 60 milioni di soldati combatterono nella guerra che aveva posto fine a tutte le guerre. Non pose fine a nulla. E in effetti, invece, cambiò il mondo per sempre. Non ha tutti i torti. E ora è il momento del combattimento al fronte. Non ci si aspetta che tu sopravviva. Infatti, funzionava esattamente così al tempo. Non ci si aspetta che tu sopravviva. Ma mai nella vita. Oh, si Siamo comincia? circondati! Dobbiamo difendere questa linea! Interessante. Andiamo? E la madonna, usiamo un mitraglione pesante, mi danno? Ma la grafica può già andare più avanti di così, no? Perché mi sembra già... Dove? Sì, zoom arma, lo so, non sono impedito. Magari uno... vedo qualcuno. Abbiate pietà, non gioco da troppo tempo a giochi simili. E anche la trave in mezzo. 30, solo 30 proiettili. Beh, è già tanto se abbiamo le armi automatiche. Devo anche lamentarmi se... Io non lo vedo, voi lo vedete? Sporgiti. Almeno la licenza di sporgersi. Call of Duty mi sembra... Ma chi è che mi spara? Complimenti per... Si faccio un po' cagare, lo ammetto. Ma non un po', forse anche tanto. Sporgiti. E no, una granata. Wow. Vedevo qualcuno che... Come sono arrivati qua vicino? Avete visto solo voi che andavo a metà rallenti? O solo io? E vabbè, non vedo nulla. Sì, ok, boh. Stavo per dire, e metti il mirino, ma mirino nella prima guerra mondiale, ma che cazzo dici? Via. C'è Manteniamo la posizione. qualcuno che mi punta, ma io non vedo lui. Qualcuno, ma io non lo vedo, è qua davanti. Usiamo la pistola, mi sembra addirittura più precisa la pistola. Ho il mirino, vedete che è qua davanti. Ce la faccio? L'ho colpito, ma non l'ho ucciso. C'è un coso di munizioni? O no? Ah, noi siamo in quattro gatti e loro sono in un esercito. Bene. Ricarica. Dai, ricarica. Oh, nulla, eh. Le granate. No, non questa. Munizioni finite. Ci ero arrivato anch'io. Aspetta, ho visto qualcosa tipo. No, niente. Proprio le ho finite. Sembra strano che non facciano un assalto ai lati per ammazzarli, ma se ne stiano qua davanti ad aspettare a prenderle. Questa cosa potevano un po' migliorarla? Probabilmente.
Ah, quando ho poca vita va in rallenti automatico. Ma che cazzo è questo? No. Manteniamo la posizione. Ah, sono già. Arrivavamo da tutto il mondo. Ah, proprio doveva morire per forza questo qui. La nostra grande avventura. Io rimango zitto durante i filmati, Non lo fu affatto. Quasi. Beh, in effetti. Non ci sia. È già tanto che ho sopravvissuto così, Ho sparato un mio compagno, forse. Ma vabbè, tanto. Allora, la cosa è 100%. Se passano sotto il ponte. Dato che passano sotto il ponte, tu li becchi al 100%. Quindi puoi anche stare tranquillo, Spara con l'arma, ma. Come se non avessi mai toccato un gioco di uno sparatutto. È logico farlo, però. Qua siamo un po' troppo su. E. Ma dai, proprio. Quando vedi. Ah, sono ancora vivo? Wow! È un record. Ah no, pensavo di avere tipo la spada. Avevo letto, c'è una spada qua. Ah, un nemico. Non distingo i nemici dagli amici qua. Wow, è fortissimo da aver avvicinato. Sarebbe anche logico. Nessuno? Wow, e sì. No, lancia fiamme. Guarda che non sono io così. È il personaggio che è lento, io non sto facendo nulla. E niente. Meglio. Ok, siamo qua tutti. Io non posso fare nulla, sicuramente. Percy Washington, 1918. Nuove macchine letali come. Ah, quindi siamo nell'anno della fine della guerra. Il modo di fare la guerra. Per fortuna erano dalla nostra parte. Di solito. Di solito. Fa sempre comodo. Beh, dovevamo aspettare loro? Io sarei già andato, ma da tempo. Hai un carro armato. Questo qua che sta facendo? Ok, questo qua, allora, è ferito oppure ha perso esperienza. Questo qua si sta riparando dietro una lapide. Beh, è di pietra, quindi potrebbe anche proteggere abbastanza. Quanto manca la chiesa? Ah, quelli sono i nostri. Ok, occhi ben aperti, va bene. Occhi ben aperti, non vedo niente. Occhi ben aperti. Dove sono? Dove sono? È troppo. Ah! Guaia! Ah, avanti con la mitragliatrice, andiamo. Ho detto avanti con la mitragliatrice. Ah, non si può cambiare. Com'è che si cambia? Avanti per il re e per la nazione! Ok, siamo inglesi. No, aspetta, non lo so. Forse siamo austriaci addirittura. Oh, cos'è? Sì, mi sa che siamo austriaci. Inseguiremo i cherucchi fino a Berlino. No, siamo italiani. Allora sì, lo siamo. Sì, lo siamo. Vado a sfondarli tutti, dai. L'ho preso. Vabbè, siamo un bersaglio facile, però intanto non ci ammazzano. Sei una linea di tiro, io non vedo nulla. Ah, ti ho visto. Preso. E penso anche ammazzato. Sì, l'ho ammazzato. Preso. Vedo. C'è qualcuno che sta cercando di nascondersi là. Peccato. Dalla parte sbagliata. Ottimo mi. Era l'amico o un nemico? Io qua non vedo. Non vedo. Niente. Finché non vedo niente. No, questi qua sono alleati, ci vengono da di qua. Quindi mi raccomando, non sparate come stavo per. Cavolo. Per la prima volta che vedo degli alleati validi. No. Arriva una bomba dall'alto e tac, morti tutti. Ops. Questi erano. Ah no, sono nemici. Sparano e. Perché qualsiasi cosa dobbiamo usare dobbiamo morire tragicamente? Ecco, addirittura il gas si buttano. Oh, bella l'idea, sì. Bella l'idea della maschera antigas. Oh, cosa lo backstabbi? Con il pugnaletto, addirittura la pala. E mo. Ah, sei un alleato, dimmi che sei un alleato. Sì, è un alleato. Era per confermare.
Esatto, non sono in tema guerra. Per niente. Ah, l'ho ucciso, l'ho ucciso. È difficile senza dal mirino qua. Non posso mirare. Alleato, alleato, alleato. Ma mi sembrano troppo vicini per essere dei nemici, quindi io non so a chi sparare. Questo qua è nemico, questo qua è nemico, anche perché Pierda si butta allo scoperto, come sto facendo io. Quindi siamo in due, aspetta che lo backstabbo. Attacchede. Non sono per niente in tema guerra, lo so. No, butta, 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 butta. E ho finito i proiettili. Dai, vabbè, tanto dovevo morire per forza. No, no, mancami, mancami. Eh sì, dovevamo morire. Virgil White, 97-18. Questo qua era ventenne. E adesso... Tac, uno. Bella la scacciacani. Bellissima la scacciacani. Un'altra, un'altra. Questo qua è il fucile da cecchino, però senza mirare. Ai. Non si può. Sì, siamo morti anche noi. Però sempre meglio che morire ammazzati a palate. Su questo siamo sopravvissuti in mezzo a tutto il resto. Sì, questo è culo. Loro attaccano. Ah no, sono noi, sono attacchiamo. Non sto capendo nulla. Di tanto in tanto, chi è l'amico, chi è il nemico? Il nostro assalto è tale, ah, che le nubi, ah, si squarciano, okay, e lasciano intravedere un mondo oltre. Allora, o sono gli stessi o sono amici, oppure addirittura sono nemici di fazione, però sono amici e quindi il mondo è la guerra. Capito. Ma dietro ogni mirino c'è un essere umano. E fortuna che dovevo stare zitto durante i video, quelle persone siamo noi, i cinici e gli ingenui, i giusti e i disonesti. Siamo destinati alla leggenda o a svanire nella storia. Siamo cavalieri del cielo, fantasmi del deserto, topi che strisciano nel fango. Queste sono le nostre storie. Finito così il video? Beh, non ho detto nulla perché non c'era nulla da dire. Nulla da dire. Perfetto come filmato. E adesso... è già finita una missione? Ah, vado a missioni. Gli episodi vanno a missioni. Installato... ah, installazione multigiocatore, perché io sono... e con calma, fammi vedere quali missioni devo scegliere. Il pianeta. Ah, ok. Antichi imperi, nuovi mondi. Antiche usanze, nuove idee. Per la prima volta l'umanità intera ha combattuto. Per la libertà, la tradizione, l'orgoglio nazionale, il progresso, il vecchio, il nuovo. Dio, sotto 100 bandiere diverse, ha affrontato la guerra che avrebbe messo fine a ogni guerra. E il mondo si tinse di rosso. Io non ho capito. Non ho capito. Ah, 5. Aspetta, 5? Dovevano essere 6? Diceva, all'inizio diceva 6 storie da completare. Ah, questa qua conta come, come dire, esplora le storie. Ah, questa qua è la, come dire, l'introduzione. Questa è una, due, avanti, io faccio questo. No, aspetta, la faccio dopo. E 4 e 5. Io direi di fare... no, aspetta, aspetta, aspetta. L'introduzione conta come una missione, quindi prossimo episodio faccio questa, che sarebbe la prima. Il caro inglese, una bella corazzata. Ok, ok, ok. Faccio questa qua. Dopo. No, cioè, nel prossimo episodio faremo questa qui. Intanto vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e continuate a seguire questa serie che è appena cominciata e che spero che durerà più di quanto mi aspetto, perché mi sembrano tipo, aspetta, 4, 8, 4, aspetta, 4, 8, 12,
4, 8, 12, 4, 16, tipo 20. Beh, neanche poche, eh. Pensavo, da come le vedi sembrano meno, in realtà sono anche quasi 20, contando anche questa. Mi sono dilungato troppo, stavo dicendo, spero che vi sia piaciuto e continuate a seguire la serie. Ciao a tutti.